Ma che cazzo? Ah, ti preoccupa, sono una gabbia di sangue, non hai notato nient'altro in sta casa. Personaggio ignorante, te lo dirò sempre. Dai, fai finta che vino. Ah, tra l'altro che è realistico. Guarda come si muove l'acqua. L'acqua. Quel che ne resta. Vado di qua? Cosa sono questi qui? Palle umane? Speriamo almeno che sia morta. Morta. Però chi l'ha spinta? Perché doveva cadere proprio ora, no? Non è strano? 260 lei, altre palle umane. Ecco perché mi vogliono. Secondo me loro le palle, secondo me, per questa famiglia che beve il sangue. In questo momento il testicolo umano è per esempio tipo il limone, porco! Troia! Ah, parata nella panza! È tipo il limone sul cocktail, no? È una fetta di palla, tipo. Che puttana, mi sono cagato addosso. Comunque sì, è più forte sta pistola. Un attimo che ricarico, signore. Mamma mia, quanti minchia sono. Non mi dire che cadono tutti. Però sono un pro player, raga, a sto gioco, no? Bisogna ammetterlo. Munizione, proprio una precisione incredibile. Negli enigmi completamente a caso riusciamo a risolvere cose fuori dalla mia portata di intelligenza, raga, perché io non sono così. Io sono ignorante. Allora, se vi staccate, destino. Padre, no. Oh, ma sti cosi che mi... Oh, non fa danno! Dai! Quanti colpi ho sprecato perché... No, non ho colpi! Ricarica! DP01 giudizio. Male, male! Buonanotte. Boccali di birra che brindano. Buonanotte, bello mio Deppi, grazie di tutto, brother. Hai rotto il coglione però. Polvere da spara. Meno male che, meno male, uccidendo i nemici ti recuperi le risorse. Più o meno, non tutte. Ricarichiamo pure il pompa che stiamo trovando i colpi. E per darci questi colpi significa che fra un po' mi sa che affrontiamo la seconda figlia. Ok. Ma sto castello è enorme, ma dove siamo? Dove siamo? Praticamente sulla... la terrazza. Sì. Pianta verde. Molesto. 92 CIRDX 1. Faccina con sorriso. No, no, brother, tu niente. Andrea. No, raga, molesto in questi tipi di giochi no, che lui con i sound alert. Ti prego, bro, abbi pietà. Quantomeno abbi pietà. Suono un telefono. Ma suona un telefono. Arriva. E vabbè, non ti vede. Dai, ce l'hai davanti. Però la signora, raga, cioè, non possono fare un horror se mettono una cavalla del genere. Però dai, bisogna dirlo. Cioè, a te non ti viene di scappare. Ti viene di dirle: dai, vieni qua, saltami addosso. Cioè, madre Miranda, sono desolato. Ancora chi è sta madre? Purtroppo quel mentecatto di Heisenberg si è fatto sfuggire Ethan Winters. Perché adesso è nel castello e sta dando del filo molesto da torcere alle mie figlie. Quando ho pietà l'avrò perché trovato? Sono all'estero e non per piacere ma per lavoro. Faccina con no, sorriso e corda. Madre Miranda. Va bene, ma sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia. Lil sottolineatura amiche CIRDX 1, che bonazza gnocca. Oh! Al diavolo la cerimonia. Quell'uomo la pagherà davvero molto. Bello molto caro mio, grazie del follow. E in questo caso direi che non ci conviene più dirle saltami addosso, eh? Sembra leggermente incazzata con me. Rompilo. Grazie del follow comunque, bello mio. Allora io dico una cosa. Però dai, in parte è vera sta cosa. Se tu mi metti tre gnocche per figlie, dai, alla fine sono soltanto truccate, ma... Chiave di Alcina. Poi metti la madre che è 96 metri. Cioè, raga, guarda quanto sono alto io. Gli arrivo preciso
in quel punto, no? Preciso così, perché questo è un manichino a sua immagine. Perciò io sono alto così. La metà di lei, ragazzi. Oh, merda. Ma buongiorno! Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Che cazzo ne... Tu, miserabile egoista e ingrato, ti introduci nella mia casa. Con quelle luride mani ti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà. Aia. Come osi. Cioè, raga, mi ha fatto entrare su ta terra. Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò e ti farò a pezzi. Signorina, si calmi. Fa pure quello che ti pare. Ma come fa pure quello che ti pare? Guarda che io stavo scherzando, Ethan. Chissà t'ammazza. A parte che dovute le dimensioni, dubito che riuscirai comunque a soddisfare una donna del genere. Ci vuole un marito. Il marito almeno deve essere 4 metri. Non c'è un cazzo. Vai, apri. C'è proprio, ragazzo, la CDV7 ci taglia a mano Kamoto 6. Non gliela possono vedere la mano a sto personaggio. Cazzo! Non ti lascerò scappare. Ah, ma non è una lama, è proprio i suoi artigli. A brandelli! E non li vedrai mai più. La manicure? No. Non puoi usare la mano destra. C'ha la sinistra, no? No. No. Dove vado? Signorina! Veloce, ma c'è... Prendi la mano. Lì, ma che amiche CDX1. Niente più piacere. Mano mozza. No, no, è in panza! Dove vado? Madonna mia, guai sottato. Guarda qua, vai, veloce questa sera. No, cazzo ti giri! Dov'è il tab? Qua santa. Veloce, usala! Perché non la usa? Sono morto. Sono morto. Dobbiamo passare in un luogo piccolo. Noi topi ci infiltriamo, lei non può. Dimmi che ce l'ho ancora la chiave. Sì, sì. Ok, ok. Ah, maschera! Scappare non ti servirà a nulla! Spero di non essere esattato. Nel 7 se la attaccava la mano. Probabilmente è così, fa un colli. Come nuova, anche i vestiti, ragazzi, sono rimasti... insieme, eh? È un robot. Raccomando, ragazzuoli, perdete la mano. Guarda, si è cucito pure il giubbotto, no? Culo questo castello. Ah, non ti preoccupare, bro, ma di cosa ti preoccupi? Hai la regenerazione di Majin Buu, te ne può fotte. Chi è che fa così? Io proverei ad evitarle, raga. Aspetta, usiamo la tecnica del falli venire e fai il giro. Qua posso girare tanto, giusto? Se nemmeno vuole uno dietro è un problema. E da qua, strozzi. Ok, facciamo tutto il giretto tattico. Non ti alzare, vaffanculo. Veloce, veloce, veloce. Ho ancora la chiave io qua. In teoria tutte queste porte si aprono con la chiave. Veloce. Ok. Si apre. Chiusa dall'altro lato. Oh, mappa del castello, la Dependance. C'è solo questa, non si può sapere qua sopra. Non vedo l'ora di ritorno. Ma perché non te ne vai? Non vedi quella lì a 7,80 m. Attenzione, il rossetto della signora è sparito. Chiunque lo trovasse è pregato di riportarlo nel suo bagno. È stato fabbricato appositamente per lei ed è molto costoso. Vabbè. Si apre? No.
non entra in questa serratura. Vabbè, almeno sappiamo che tutte queste qua, queste porte tipo con quel coso d'oro, sono con questa chiave di alcino. Mappa. Ah no, questa è tutta nuova quest'area, raga, quindi possiamo anche... Ma si pietrificano. Una serratura facile da scassinare, ma noi non abbiamo i grimaldelli. Ok, di qua si scende. Siamo un po' nella più grande merda. Reagisci, cos'è? Io non riesco, dai, non fatemi queste cose così. Sono un cazzo di musicista! Signore, anche qua! Xuno, no sei un cazzo e basta, cuore rosso. Ancuno, che è un po'. Non mi posso complimentare da solo con me stesso, per me sono difficili queste cose. Ok, ci rimane, in teoria, non ho visto male, forse qualcosa... Ancora! Ma buongiorno, ma non c'è bisogno, ma dai, se ne vada. Dai, tutto bene. Controlla la mappa, vedi, se è rosso significa che c'è ancora qualcosa da fare. Adesso questa è aperta. Prima era chiusa. Che ha la sua vasca da bagno, raga, mamma mia. Madre Miranda li ha convocati per decidere il destino del padre e della bambina. E già questa famiglia fa rabbrividire, soprattutto Heisenberg. La culla. Rose, dove sei? Ma non è la tua culla! Non è che se vedi una culla, Rose! Sento dei passi, raga! Rossetto della signora! Sento che c'è la signora qua, ma non so... Penso di aver capito dove si trova. Qua dobbiamo andare, nella sala da pranzo. Tra l'altro dobbiamo mettere anche la statua. Il pezzo. Dai, volevo evitarlo. Mamma mia, che sei bella. Ah, quale maschera? Allora, in teoria io ne ho una. Mica, ma qua è un casino. Un casino, Artemio. È un piacere vederti sano e salvo. Come procede, eh? Ma guarda. Non ho trovato Rose. Ecco, mi dispiace immensamente, dico davvero. Lui si confida, ragazzi, si fida. Una volta fuori dal castello, allora capirai come trovarla. Hai bisogno di qualcosa prima di proseguire? Ha un pompa, non so. Grazie al tuo continuo supporto ho potuto ampliare i miei servizi. Ah, sì, sì. Bello mio, grazie del follow. Una mina, grazie del follow, bello mio. Oh! Sì. Grilletto d'azione singolo. Sia un vero addio. Abbiamo i miliardi ora. E adesso potremmo comprarci. Vabbè, qua non c'è niente di bello. Qua. Inventario extra. Che vuoi comprare? Andiamo ora. Grazie per il supporto. Mamma mia. Comunque abbiamo la chiave stemma di ferro, ma non so dove usarla. Io però, ragazzuoli, direi di salutarci qui per questo episodio. Prossima volta mettiamo la chiave, cerchiamo la porta. Riprendiamo da lì, ragazzi. Non è comunque vero, non è proprio inquietante come Resident Evil 7. Già il 7 era più inquietante. Però sta cosa che gli tagliano la mano e s'ampica così tipo incollata non è il massimo, però vabbè.